Amici telespettatori, buongiorno. Siamo in attesa dell'ospite di oggi, è Andrea Catarci, già presidente dell'ottavo municipio e peraltro insomma, responsabile anche del Sinistra Ecologia e Libertà, quindi vedremo con lui oggi di capire qual è la linea che rappresenta sia a livello municipale riguardo a quello che è il bilancio e del municipio e dell'amministrazione comunale, sapendo che in queste ore in Campidoglio si sta discutendo appunto del nuovo bilancio dopo i perentori avvertimenti da parte del Collegio dei Revisori che bocciarono il bilancio presentato dalla Raggi e dall'assessore e che nella bocciatura data hanno dato anche degli elementi di guida sul quale doversi attenere. Sembrerebbe che questi elementi di guida siano stati rispettati, anche se, nonostante questo, ci sono ancora delle osservazioni, ma che non vanno a toccare quella che è la sostanza della linea del bilancio. Però, ovviamente questo deve andare alla discussione e all'approvazione dell'Aula di Giulio Cesare. Questo è quello che ci sta mettendo anche un po' in crisi a noi stessi, perché i consiglieri comunali, ovviamente, fino all'approvazione del bilancio, tenendo conto degli emendamenti presentati a livello di opposizione, della discussione che questo comporta, inevitabilmente costringe i consiglieri comunali, come loro dovere, a stare nell'aula per il dibattito legato appunto all'approvazione del bilancio. E questo in qualche maniera tocca anche i consiglieri municipali, le realtà municipali, perché come sapete a cascata questo tipo di soluzioni vanno a toccare, come giusto che sia, anche le realtà municipali. E quindi con Catarci volevamo capire questo e anche qual è il pensiero, stante quella che è stata la decisione della Corte Costituzionale e quindi delle conseguenze che questo comporta. Noi abbiamo detto ieri, no? Abbiamo fatto una serie di ipotesi, che cosa può fare il centrodestra, cosa possono fare i grillini 5 Stelle, cosa può fare il centrosinistra. E riguardo al centrosinistra abbiamo anche detto con una sintesi, permetteteci il termine, tipicamente giornalistica, o Renzi va all'inciucio con Berlusconi oppure deve riscoprire l'Ulivo, e nel momento in cui pensa che questa seconda ipotesi sia la strada da seguire, ovviamente dovrà ricongiungere i fili, riassettare un po', no? Quella che è stata la separazione che invece l'ha portato a guardare molto più al centro e a destra, e abbandonando quella che era la realtà a sinistra, e quindi capire appunto da chi rappresenta questo tipo di posizioni politiche, qual è la loro posizione, quali sono le ipotesi in campo. Dicevamo ieri, ma da alcune dichiarazioni dell'ultima ora, nella giornata di ieri, dei vari leader politici, dove tutti quanti sostenevano che si sarebbe andati, no? Tutti quanti stanno evocando l'immediata soluzione che porti al voto, e poi dalle cose che invece si stanno discutendo esce fuori che il dibattito sarà ancora abbastanza corposo, lungo e tormentato. Ecco, intanto Andrea Catarci che sta entrando nei nostri studi, entra col vessino da Roma. Come se, ah no, te lo sei dimenticato oggi finalmente. E quindi vedremo appunto subito dopo con Andrea il quadro della situazione politica, sia quella romana che quella nazionale. Ma Buongiorno. ovviamente, Andrea, prima di cominciare la nostra discussione quotidiana, abbiamo preparato un brevissimo filmato. Oggi è la giornata che ci ricorda quello che sono stati i campi di concentramento, quelle che sono state le conseguenze del nazifascismo in Italia, in Europa, i disastri compiuti, le razzie che hanno comportato morte, distruzione, dolore e quant'altro. E credo che sia estremamente importante che ciascuno nella sua parte, noi nella nostra, molto come dire, circoscritta e modesta, vogliamo anche noi mettere questo segnale, no? Piantare questo alberello, come avviene un po' nella tradizione ebraica, no? Cioè in quella tradizione si pianta un albero, lo chiamano la foresta dei giusti, no? Per ogni persona giusta che è venuta meno. È un dovere soprattutto nei confronti delle giovani generazioni.
che non dimentichino mai, perché dico questo, poi vediamo il filmato e poi lo commenteremo anche con Andrea. Nonostante tutto quello che è accaduto, no? I campi di concentramento, Birkenau, Dachau e quant'altro, insomma, non furono pochi i campi di concentramento dove sono morti e mandati in fumo milioni di persone, non dimentichiamo le foibe. No, perché anche quello fu la conseguenza di un disastro della Seconda Guerra Mondiale, ma sembra che l'uomo non dimentichi mai questo tipo di cose. Se poi qualche anno dopo, fino a 10 anni fa, non, di fronte allo scioglimento della Jugoslavia, scoprimmo che a pochi chilometri da noi, no? A pochi chilometri da Ancona, c'erano i campi nei quali c'erano i cimiteri comuni dove erano state uccise migliaia di persone solo per l'appartenenza alla loro etnia, alla loro religione. Quindi mai abbassare la guardia a riguardo. Vediamo questo breve filmato e poi lo commentiamo con Andrea e con i telespettatori. Auschwitz è fuori di noi, ma intorno a noi è nell'aria. La peste si è spenta, ma l'infezione serpeggia. Sarebbe sciocco negarlo. Questi i segni, il disconoscimento della solidarietà umana, l'indifferenza ottusa o cinica per il dolore altrui, l'abdicazione dell'intelletto o del senso morale davanti al principio d'autorità e principalmente, alla radice di tutto, una marea di viltà, una viltà abissale, in maschera di virtù guerriera, di amor patrio e di fedeltà a un'idea. Nessun uomo, meglio di Primo Levi, ha saputo testimoniare quali furono gli effetti dell'Olocausto, quale la disperazione del popolo ebraico, la brutalità dei campi di concentramento e sterminio nazisti della prima metà del Novecento. Oggi, a ricordare all'umanità l'abisso in cui si è sprofondati poco più di 60 anni fa, ci sono i luoghi dell'orrore, Auschwitz e Birkenau, simbolo materiale, concreto, dei crimini lì compiuti in soli 5 anni, dal 1940 al 1945. Cuore ferito d'Europa, il più grande cimitero del vecchio continente, con un totale di circa 1,5 milioni di morti. Torniamo in studio, abbiamo la prima telefonata, non lo facciamo aspettare ulteriormente e poi ovviamente i nostri commenti. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei, merci l'ospite, buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Sì, benissimo. Benissimo, ma sono Rosato, io vengo sempre a chiedere a lei delle cose. Io le guerre, le ho viste in tutto il mondo, come lei sa, sono stato in giro per il mondo una vita. E sono tutti brutti, non sono belli. E mi dispiace delle deportazioni perché non ci devono da esistere, anche al Signore, voglio dire. Però io ho visto delle trasmissioni dei Ron, e io voglio dire ai Ron e a voi che gli ebrei sono stati deportati, ammazzati tanti, e questa è una cosa bruttissima. Però sono orgogliosi. Lavorino, non chiedono niente, non fanno niente di male, sono persone che
che vanno rispettati e splendidi, non come i ronne che chiedi nell'elemosina dei poveri a persone in delle stazioni dell'aeroporto 10 euro per dormire, 20 la coperta, e insultino a noi che siamo italiani di cacca. Io sono offeso come italiano, non sono italiano di cacca. Saranno molti italiani di cacca, perché si erano gli italiani che pensavo io. Non glielo permettevano alla sua tanta monnezza e a fare quello che fai. Noi siamo schiavi a Roma di queste persone. Va bene, grazie. Si deve dispiacere molto di quello che ha detto, perché vede, nei campi di concentramento che abbiamo appena visto, la maggior parte sicuramente veniva da rappresentanti della religione ebraica. Poi c'erano i Rom, poi c'erano i socialisti, poi c'erano gli omosessuali. Poi c'erano quelli che erano contrari a quel regime. E così come abbiamo detto, non casualmente, che mentre ricordavamo i disastri dei campi di concentramento nazisti, contestualmente dicevamo, ci siamo ricordati delle foibe, che sono stati, come dire, una specie di contraltare, ma sempre la conseguenza di quando si scatena una guerra e non c'è più un senso dei valori umani. E non a caso dicevamo attenzione, perché poi, nonostante tutto quello che è successo, in Jugoslavia sono stati scoperti, no, le fosse comuni dove c'erano gli islamici, no? Quindi attenzione, è una cosa che io francamente non condivido, quello di dire per carità questo è successo, però, e dopo quel però ci si può mettere dentro tutto. Salviamo la persona umana, no? Non a caso nel servizio molto bello che fece Carletti viene ricordato Primo Levi e quel magnifico libro, no? Perché un uomo, sì, eh? Questo è un uomo. Per questo è un uomo. Sì, questo è un uomo. Un'altra telefonata e poi Andrea, scusa, della mia reazione. Pronto? Pronto? Buongiorno. Prego. Fabrizio. Buongiorno. Buongiorno a Catarci. Buongiorno. Dunque, Fabrizio, io volevo fare una riflessione. Noi abbiamo fatto una Costituzione in cui, adesso non ricordo l'articolo, ma abbiamo vietato qualsiasi forma di ricostituzione del partito fascista. Ce l'abbiamo in Costituzione, no? Mm-hmm. Non conosco io la Costituzione della Repubblica Tedesca. Non so se c'è un divieto di ricostituzione del partito nazista. Però pochi giorni fa... Sì. C'è stata una manifestazione, esatto, di aderenti al partito nazista e qualcuno credo che abbia fatto qualche esposto e è stato data voce a un tribunale con un fare, come dire, per me incomprensibile. I giudici hanno detto, li hanno assolti tutti, perché essendo poco di numero non avrebbero rappresentato un pericolo. Io voglio ricordare che il nazismo nasce con Hitler, che erano pochi aderenti, tant'è che fu messo in carcere, no? Allora Hitler è dentro una birreria, fece quella cosa con pochi adepti, che non ricordo il nome. Allora qui l'Europa, di fronte a questa sentenza, mi chiedo se ha alzato la voce oppure è consenziente. Perché quando ci sono manifestazioni di questo tipo, io credo che si dovrebbe ribellare tutta l'Europa. Non è che soltanto i giovani debbano sapere. Lì quei giudici avevano tutti una certa età che probabilmente il nazismo l'hanno anche vissuto. E mi meraviglia che abbiano dato questa sentenza. Vorrei... così, appassionatamente, un vostro parere. Grazie. Io credo che sia scandaloso in questo senso. Grazie. Grazie. Cosa che ho notato anch'io. Prendiamo la telefonata, Andrea, e poi subito dopo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno. Senta, dottor Mastro Rosato, io ho ancora negli occhi e nel cuore le immagini che ha mandato il suo servizio di quella povera gente.
quei nostri fratelli torturati, massacrati, e ricordiamo sempre, tutti i giorni, anche perché tutti i giorni stiamo vivendo nel nostro piccolo anche torture psicologiche, no? Dovute alla crisi, alla povertà. E non si scherza su queste cose. Guai a sentire nazismo o vedere svastiche, guai! Ed è giusto che i ragazzi vadano in gita, tra virgolette, a vedere dove ci sono i campi, dove sono morte tante persone, dove l'hanno massacrate bambini, genitori a cui venivano strappati i bambini dalle braccia e messi nelle camere a gas. Questa cosa mi fa rabbrividire, io non l'ho vissuta, l'ho studiata, ho visto sempre tanti documentari, però dobbiamo essere un popolo giusto, dobbiamo dire che certi esseri umani sono malvagi e far vedere anche cosa ha fatto Tito con i suoi titini nelle foibe ai nostri italiani, certo, morti, massacrati, certo, messi nelle foibe con i fili spinati dentro vivi, perché quelli non sono morti di serie B. Dobbiamo non parlare dell'essere umano cattivo, che cosa è capace di fare nella guerra. Signora, io non a caso ho fatto riferimento anche alle foibe, non l'ho fatto casualmente, volutamente. No, lo so, dottore, lo so. Lo so perché lei ha parlato proprio della cattiveria della guerra, dove arriva la mente umana nel far male a un altro fratello e non capite che quel dolore può essere anche sulla propria pelle. Guardi, mi viene da piangere perché quel documentario mi ha toccato tantissimo, perché breve ma conciso, ci faceva vedere negli occhi la sofferenza delle persone trattate. Mi scusi, ma mi ha toccato veramente tanto. L'essere umano non deve arrivare a questo, non può, altrimenti scartiamo la parola umano, la dobbiamo scartare, neanche bestia, perché le bestie non fanno queste cose. Cosa c'è? Il male puro. Io parlo proprio dei morti massacrati in generale. Certo. Grazie signora, grazie della testimonianza. Grazie Andrea. Intanto dobbiamo dire una cosa. Quando arriviamo al 27 gennaio, quando già dal breve servizio puntuale che avete fatto si ritorna col pensiero Auschwitz-Birkenau, il più grande luogo di massacro e di sterminio della storia dell'umanità, quando pensiamo al nazifascismo, a quell'esperienza che nacque prima in Italia, tra l'altro, perché poi siamo sempre tanto bravi a rimuovere e a mettere tra parentesi, no? In Italia nacque nei primi anni 20, poi con tutta la sua parabola. In Germania Hitler sarà al potere nel 33. Quindi oltre una decina d'anni dopo. Quando parliamo di quella roba là, io lo dico anche a Mastro Rosato con affetto, io penso che non esistano paragoni. Non esiste, è vero che di carneficine, di tragedie, di stermini, di altri campi di concentramento, di sterminio, di gulag, chiamiamoli in tutte le accezioni con cui la storia ce li ha purtroppo poi sbattuti in faccia, ma quando parliamo degli anni del nazifascismo, della pretesa scientifica di eliminare intere razze, intere porzioni di umanità, intere categorie sociali, gli oppositori politici, gli omosessuali, i rom, quando parliamo di questa roba qua parliamo di una cosa che non è uguale nella storia della civiltà, non ce l'ha uguale, è la più grande bruttura della nostra storia. Non so se risalendo a tempi antichissimi si può trovare qualche tentativo del genere più rudimentale, no? Perché poi qui c'è pure l'uso della tecnologia, i gas, come no, certo, la Mengele, gassificazione, Mengele, no? Gli esperimenti, il Nixon, il gas specifico che veniva usato, la cancellazione dei corpi, il fumo, tutto che diventava fumo, la cancellazione dell'identità. Parliamo di questa roba qua e parliamo di milioni e milioni di morti dentro queste strutture, oltre a quelli che si aggiungono alla guerra mondiale scatenata dalla volontà egemonica del nazifascismo. Quindi non c'è un paragone, non c'è un ma, non c'è un però, e qualunque cosa gli si voglia mettere vicino si fa un'operazione ideologica, perché è una cosa che non ha eguale.
Quindi parliamo di questa roba qui, quando parliamo della barbarie nazifascista. Io stamattina ho fatto una cosa che faccio da tanti anni e che ho avuto tanto piacere a fare anche oggi, che non faccio più il presidente del municipio, perché prima la facevo a livello istituzionale. Anche oggi era più o meno ufficiale, però ho avuto tanto piacere che alcune scuole di questo territorio, in particolare del liceo Peano, che ringrazio insieme a una loro insegnante sempre in prima linea nei percorsi per la memoria, perché poi la memoria non è una cosa morta e vanno toccate con mano le esperienze, le testimonianze, i luoghi, le vicinanze. Se sta lì e basta, se è predica, se è qualcuno che ti spiega il mondo magari dall'alto di qualche pulpito, ma soprattutto nelle nuove generazioni il rigetto è naturale, o la noia, o il non... Se invece magari ci stanno i posti, i luoghi dove sono stati anche i nonni, dove sono passati, dove loro stessi sono passati, come le Fosse Ardeatine, che non è un campo di sterminio, ma è stata la più grande strage urbana che Roma ha subito nel 44, il 24 marzo 44. Io oggi ho avuto un gran piacere che alcune classi di questo liceo, del Peano, un importante liceo di questo municipio, mi abbiano telefonato e mi abbiano detto: vogliamo andare il 20, non è l'anniversario, l'anniversario è il 24 marzo appunto, vogliamo andare il 27 gennaio alle Fosse Ardeatine, perché ci stanno parecchie cose in giro, spettacoli teatrali, tutte cose interessanti, ma noi vogliamo andare in uno dei luoghi dove si tocca con mano la crudeltà e la barbarie nazifascista, vogliamo andare alle Fosse Ardeatine. E stamattina insieme all'ANFIM, l'associazione dei familiari delle vittime, insieme a Riccardo Mancini, figlio di Enrico Mancini, uno dei 335 martiri delle Ardeatine trucidati dentro quella barbarie che questa città ha subito nel marzo appunto del 44, siamo stati là, abbiamo fatto il giro, siamo stati a vedere il museo, siamo stati a discutere e siamo rimasti là a confrontarci rispetto a alcune esperienze pure fatte dai ragazzi, alcuni sono stati ad alcuni viaggi della memoria appunto nei campi e via dicendo. Ecco, secondo me la memoria è questa roba qui, non è il predicozzo, non è, è carne viva. Diceva uno storico bravissimo che la memoria è merce esplosiva, se la rendiamo inerme, se la disinneschiamo e non esplode più, rischia addirittura di avere l'effetto contrario, cioè quello di essere un elemento di routine che non crea crescita culturale, consapevolezza, le bellissime parole di Primo Levi, no? Di se questo è un uomo, non crea quella roba lì, ma crea al contrario un rigetto e un'accettazione di tutto, è tutto uguale a tutto, e tanto succede sempre, e tanto l'uomo è cattivo, e lasciamole pure, facciamole pure le dissertazioni filosofiche, però qui c'è un pezzo di storia da mettere a fuoco perché non deve succedere mai più, e di questo noi dobbiamo essere consapevoli, un'eccezionale capacità di programmare, di realizzare morte e di cancellare le tracce di quell'assassinio e di quegli stermini di massa, questo è stato. D'accordissimo con te, un piccolo accenno, io quando ho fatto riferimento ad altre situazioni, non è che volevo passare per termine calcistico, non volevo fare 0-0, per carità, ma è che c'è un processo, ho capito bene, no? Che nonostante quello che accadeva, poi è accaduto quest'altro, e poi è accaduto ancora, no? E poi continua ad accadere, perché poi ci dimentichiamo le fosse comuni in Africa, in Nigeria, cioè quando l'uomo si scatena da questo punto di vista e non ricorda, poi no? Succede, si ripete la storia. C'è un'altra frase famosa di Primo Levi, sempre di Se questo è un uomo, che dice: ma è possibile che di fronte a tanta tragedia ancora non abbiamo imparato nulla? Ecco, di sicuro c'è, questo interrogativo sta lì. Pronto? 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 Sì, la sentiamo, prego. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Io sono l'unico dei Castelli Romani scappato al decidio di Cefalonia. Buongiorno. Buongiorno. L'8 settembre 1943. L'8 settembre 1943. Guarda, ho scritto anche un libro, ho fatto il mio racconto e hanno girato un film. Sono qui davanti a me, il film è girato. Sarebbe da farlo vedere a tutte le scuole italiane quello che abbiamo passato in Cefalonia. È stata una tragedia, peggio di Auschwitz. Difatti ci devono portare Auschwitz i tedeschi, però non l'hanno fatto in tempo.
perché da Cefalonia andava portato a Patrasso, da Patrasso a Corinto, da Corinto a Jugoslavia, a Sarajevo. A Sarajevo è stato il colpo, c'è stata una colonna che andava in Germania e a un certo momento il sergente di sezione ha chiamato i sette e ha cominciato a fare venite fuori e ci ha tirato fuori dall'altra colonna. Quell'altro non so che fine hanno fatto tutta l'altra colonna, noi ci hanno portato a Vinkovski, in Jugoslavia, in una compagnia di tedeschi a fare buche, a pulire patate, a spaccare legna, a fare tutte queste cose. A un certo momento, per farla breve, certi ragazzi che stavano lì vicino sotto all'oliveto dove stavamo a fare queste buche, ci stavano dei ragazzi che abitavano là vicino a dei villini, che informavano dove stavano i russi, stavano a 20 chilometri, a 10 chilometri, 5 chilometri, e alla fine dice guarda che stanno domani mattina arrivano i russi qui, siamo sfuggiti a notte, a mente caricavano tutto un giubbuglio di teschi di Kamix per andare via, noi siamo scappati, siamo riusciti a scappare. La mattina sono arrivati i russi, l'ufficiale russo ci ha interrogato che stavano andando su e alla fine ci hanno messo a compagnia sua a scaricare munizioni. A un certo momento ha detto che volete fare, scaricare munizioni oppure volete venire a combattere. Veniamo a combattere perché eravamo arrabbiati di quello che avevano fatto i tedeschi a Cefalonia e i nostri amici, li hanno ammazzati quasi tutti. Io mi sono salvato per miracolo e ho salvato anche 12 miei compagni di sventura, miei compagni per dire, amici, soldati che ho conosciuto lì, perché conoscevo un sergente tedesco che io quando stavo a Cefalonia stavo 20 km distante dalla mia compagnia a fare una portazione che doveva arrivare un cannone dall'Italia. E lì vicino c'è una compagnia di tedeschi, a 200 metri. Bene. Sentivano il profumo del caffè, la mattina io cucinavo perché eravamo qui in quattro a fare questa postazione. Venivano a piazza il caffè, a mezzogiorno se non è piena, sta asciutta. E ho conosciuto questo ufficiale tedesco che la mattina che ci hanno preso prigionieri, ci hanno messo in fila e stavano al muro per fucilarci. Volevano fucilare con le pistole automatiche. C'è stato il codone d'esecuzione che stava davanti a me, io ho salito il chiacciato, ho pensato a mia madre, a mia padre, ai miei sorelle, dico ecco qui è fatta, ma lì non lo vedremo più. Ha detto, la sentiamo molto male, comunque, ascolti. Io e mi sono inteso lì recitare. E ci hanno salvato a me e gli altri 12 che stavamo in fila, l'ho salvato, dico quelli sono i miei amici, ha salvato anche quegli altri 12. La ringrazio di questa testimonianza diretta che è l'ennesima riprova di che periodo triste, no? Abbiamo vissuto e abbiamo una serie di telefonate, le prendiamo tutte una dietro l'altra, prego. Pronto? Ciao Mastro Rosato, Paolo. Ciao, buongiorno, prego. Ecco. Omerio dal Quadraro, grande posto di rifugio, di resistenza, e come no, dove molte persone si rifugiavano. E certo. E cercavano accoglienza. Io ancora faccio parte, anche essendo la quarta generazione, ancora faccio parte con orgoglio di queste generazioni. Volevo prima di tutto ringraziare la presenza di Gadarci, anche la tua e di tutto lo studio, anche perché, come dice Francesco De Gregori, qui le persone hanno cambiato la maschera e continuano a respirare. Questo è un grave problema. E vediamo, come ha detto Pino, giustamente bisogna stare molto attenti, perché queste cose che succedono in Germania non vanno bene, vanno condannate. Grazie Paolo. Ciao. Grazie, ciao. Un'altra telefonata, pronto? C'è linea? Che succede? Pronto? Ah, prego signora, buongiorno. Buongiorno, ma buongiorno. Buongiorno. No, volevo dire degli aneddoti. Mio marito era del 32, a 12 anni l'hanno chiamato per andare a raccogliere i morti delle fosse ardeatine, a 12 anni, perché lui stava al collegio di San Michele. Il zio di mio marito, che è stato quasi all'inizio dove bruciavano, è stato salvato perché è suonato l'allarme, non so di che cosa,
è stato salvato. Beh, io vi posso dire una cosa, lo zio di mio marito, il dottor Mastro Rosato, era insensibile a tutto, era insensibile a tutto, penso che dovrebbe aver avuto, visto delle cose allucinanti. No, volevo raccontare solo questo, perché queste cose non devono mai accadere nella vita. Grazie, Mastro. Grazie, grazie a lei, signora. Ancora telefonate, e ovviamente su una cosa di questo genere lasciamo spazio molto ai cittadini, perché sono importanti le testimonianze di ciascuno di noi. Pronto? Pronto? Sono storie molto importanti, caro Mastro Rosato. Allora sappi che niente di meno, tra la Maranella e il Quadraro, no? Quando c'erano i partigiani, c'erano quelli che c'erano bandiera rossa, si chiamavano, di bandiera rossa, quelli che combattevano insieme ai partigiani e insieme contro i tedeschi. Mio padre, per non farsi fucilare, a Via Tasso, ha dato una capocciata all'angolo, gli hanno messo 17 punti in testa. E l'hanno portato al policlinico con camicia da forza e sono guardato dagli signori tedeschi. La notte con le unghie è riuscita a rompere addirittura la camicia da forza. Si è fatto mettere dentro una cassa, una cassa morto dai loro insetti che erano parenti nostri, e si è fatto portare in Trastevere. E nel 44-45 è dovuto scappare dall'Italia, perché altrimenti lo fucilavano. È andato a vivere in Jugoslavia fino nel 49. Quando è ritornato dalla Jugoslavia gli hanno dato tre mesi di galera. Troppe storie ci stanno che non so. Io queste cose le ho sapute dopo che è morto, da gente che conosceva mio padre. E quello che mi hanno raccontato di mio padre, quello che aveva fatto alla Maranella, a Torpignattara, a Via del Vigneto. Pensa che dietro l'armadio di casa mia c'era ancora il mitragliatore e quattro bombe a mano attaccate, e tutte le sere venivano i signori carabinieri a bussare per vedere mio padre stava lì, invece stava, era riuscito a espatriare in Jugoslavia. Hai capito che era un altro Rosato? La gente parla, bisogna sapere, io queste cose non le ho sapute, io non le ho viste, le ha viste chi ha vissuto con mio padre, che quando è morto, dice Mazza, lo chiamavano bomba a mano al Vigneto. Grazie, bomba a mano, grazie. Tra Quadraro e la Maranella. Grazie, 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 ecco, sono importanti tutte queste testimonianze, questi ricordi. Adesso Franco faceva riferimento, no, ai comitati dei partigiani, facendo appunto a quello che si chiama bandiera rossa, per dove peraltro c'erano anche dentro molte donne, e non a caso molte che aderivano a quel tipo di raggruppamento poi furono uccise a Forte Bravetta, insomma, no? Ma dentro quella realtà, Via Tasso, ci ricordava Franco, c'è morto pure Don Pappagallo, no? Che era un sacerdote, c'è morto un rappresentante dell'esercito, ma dire emblematicamente, come toccò tutta la popolazione, come Montezemolo, no? E via via dicendo. Ecco, un'osservazione. Montezemolo alle Ardeatine. Alle Ardeatine, no? E un'osservazione su due punti, poi passiamo agli altri argomenti, Andrea. L'ha posto, mi pare, Pino, quando dice, ma la decisione del tribunale tedesco. Io ho visto le immagini di questa gente che sfilava, tutti questi rapati con tutte le bandiere naziste in mano e così via. Non sarebbe giusto che l'Europa, proprio facendo riferimento ai suoi valori etici, mettesse in mora in qualche maniera la Germania, proprio dal punto di vista morale? Perché si è molto discusso negli ultimi tempi, mi piacerebbe sapere il tuo pensiero, anche se nelle normative, nella legislazione dei paesi europei dovesse comparire il reato del negazionismo, no? Perché anche questo è un altro dei fenomeni che anche ultimamente si è presentato. Non è che mi spaventa molto, però è in qualche maniera una maniera di fomentare, di irretire anche i più giovani che magari non conoscono quello che è stato il passato.
Qual è il tuo pensiero riguardo? Ma intanto ognuno di noi, ognuno che fa qualcosa, diciamo, no? Che ha l'aspirazione a una qualunque forma di impegno, ha la necessità, il bisogno di essere, di scegliere di stare da una parte su queste questioni, intanto. Perché io penso che intanto il primo dei problemi non è tanto la parte normativa, ma il fatto che dentro il ventre molle delle nostre società, da inizio secolo, dal primo dopoguerra in poi, cova dentro un malessere, una ricerca dell'uomo forte, una ricerca della soluzione finale, chiamiamola come ci pare, perché pure qui le accezioni nella storia sono tantissime, per cui si creano le condizioni per cui alcune esperienze, poi su scelta sempre di alcuni poteri forti, non ci raccontiamo la barzelletta, voglio dire, il fascismo in Italia nel 22 sarà al potere, e sì, perché ha un grande consenso in crescita dopo la sconfitta del Biennio Rosso, dopo alcune vicende in cui per esempio i consigli di fabbrica venivano smantellati, c'era poco protagonismo, in cui il Parlamento era un Parlamento uno distrutto. Uno storico importante ha detto che il fascismo comunque c'era consenso, cioè non è vero che tutta quella migliaia di persone... Lo accresce di più dopo, ma nel 22, quando Mussolini si presenta in Parlamento e prende i voti, viene appoggiato dalla media e grande industria italiana, viene appoggiato dal Vaticano, viene appoggiato dai poteri forti di quel periodo. La marcia su Roma è un fatto folcloristico, no? Sarebbe bastata qualche divisione fine di fanteria per quindi non è la, è una modalità. C'era un Parlamento bloccato, addirittura il re che dice no, no, non fermatevi. Esatto, e c'era una società devastata, no? Il dopoguerra, il mito della vittoria mutilata da Annunziano, appunto la sconfitta storica del 1920 dei consigli di fabbrica, quel bellissimo libro di Spriano sull'occupazione delle fabbriche in cui spiega la portata di quello scontro, uno scontro fortissimo in cui la classe operaia, vero motore, vero elemento di arresto anche rispetto ai fascisti, perché poi non ce lo dimentichiamo, i fascisti in Italia nascono all'inizio come elemento di provocazione nell'universo delle fabbriche, cioè sono i gruppetti che vengono mandati con i faronacci, con i farinacci, con questa gente qui, e finché il Biennio Rosso è in piedi, 1920, non so niente, so folklore, il Biennio Rosso si esplode dentro una sconfitta storica, il Parlamento è un Parlamento tacitato, debole, incapace di esprimersi, i poteri forti scelgono il fascismo, c'è una grande disaffezione, il dopoguerra, la crisi economica, tutte queste questioni, e il fascismo trova terreno fertile. Allora, che dire? È vero che poi uno dice, poi servono pure le leggi e serve dire che non si può ricostituire il partito fascista qua, il partito nazista là, è stato giustissimo metterle nelle costituzioni del dopoguerra perché evidentemente c'era... È pure vero che dopo 70 anni questi mostri periodicamente riescono fuori, poi la storia si ripete e spesso la seconda volta, come dice qualcuno, magari è in farsa magari, no? Non è più in quella dimensione là, non credo che oggi ci sia magari un rischio imminente aperto, di nazismo o di fascismo, perché saremmo, almeno per l'Europa, saremmo dentro un altro tipo di scenario, dentro un altro tipo di lettura, però è evidente che quelle cause che hanno portato poi a quel tipo di scenari tragici per l'umanità si possono in parte riproporre. Allora, poi è vero, sì, quando c'è la manifestazione dei nazisti e non c'è anche un intervento legale, però io penso sempre che l'anticorpo lo deve trovare la società, certo. La reazione deve essere culturale, magari la manifestazione dei nazisti non ci deve stare perché qualcuno va là e fa un'altra manifestazione e gli impedisce di farla, però poi, vero, succedono episodi terrificanti da questo punto di vista. L'altro ieri la notizia che un segretario dell'ANPI, di Pavia, per aver preso parte a una di queste manifestazioni in cui a Pavia sfilavano organizzazioni chiaramente neofasciste, lui ha preso parte con altri a una manifestazione che tentava di impedirle, si è beccato la denuncia lui. Invece che... Allora, arriviamo a degli elementi veramente di rovesciamento della storia, ma la soluzione tanto non sono le leggi. In Italia poi c'è stata la legge Mancini. La battaglia è proprio sui valori, sulle idee, sull'approccio alla vita, no? Come si può pensare che dentro,
come dire, non trovo neanche la parola per dirlo, no? Dentro la morte della vita che hanno rappresentato le esperienze nazifasciste ci possa essere un barlume di idealità. No, c'era l'idea di essere l'elemento eletto, c'era l'idea di essere destinati a conquistare il mondo e in certi versi pure il fascismo, che poi fosse più commedia che possibilità vera, quella è un'altra cosa. E dentro questo scenario e questa dinamica c'è stato chi ha dovuto scegliere in Italia dall'8 settembre del 43 se stare da una parte o stare dall'altra. E per fortuna quelli che hanno scelto di stare contro sono stati più forti di quelli che hanno scelto di stare con la Repubblica di Salò. E dentro questo scenario qui penso che la scelta, anche oggi c'è la scelta ogni volta, poi vengono le leggi sono sempre, arrivano sempre dopo, sempre, sono sempre una sola struttura e spesso non sono elemento determinante. Due telefonate, pronto? 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 Prego, buongiorno. Buonasera, sono io, sono la confusionaria, però le volevo dire, no? Non è che cerchiamo l'uomo forte perché ci risolva i problemi, che non siamo capaci di risolverci e di prenderci delle responsabilità. Ci lamentiamo sempre per quello che non va. Io penso che più chi si lamenta troppo è perché poco c'ha voglia di impegnarsi e spera sempre che caschi l'uomo forte, che poi basta, dico solo questo, grazie. Grazie a lei. Forse se guadagnassimo un po' di più nella nostra tradizione, nella nostra cultura di italiani, il senso della comunità, molte di queste cose verrebbero meno, io ho questo convincimento. Pronto? Pronto? E un'altra. Pronto? Io sono una ex deportata civile. Mio padre era carabiniere a Livorno, che è stata una città martire più di Roma. Una città di indole comunista. Vorrei sapere quando con la stessa foca parlerete delle tragedie che ha fatto il comunismo. Noi siamo stati deportati, la mia famiglia è stata decimata dalla guerra, mia madre sola con 6 bambini, perché i carabinieri di Livorno sono stati tutti deportati, poi hanno aspettato che morisse di fame mio fratello e ci hanno deportato anche a noi. Però vi dirò che noi siamo stati deportati insieme a famiglie comuniste ebrei di Livorno, fra cui la famiglia Attal, la famiglia Lazzara. I tedeschi non hanno torto un capello a queste persone. In più, essendo adulti, a loro non mancava niente perché andavano a rubare di tutto. Noi eravamo bambini, questo non lo potevamo fare. Però avrei piacere la gente che non è nata ieri, ma non nascerà forse neppure domani come cervello, che con la stessa foga si parlasse dei danni fatti dal comunismo. Che l'Italia adesso è piena di persone che vengono dall'est, dove il comunismo la ridoppia alla fame e peggio ancora. Vi ringrazio, io sono ancora viva e mio padre era sempre in prima linea, non si è nascosto a fare il partigiano dietro la sette di casa come tante persone che conosco hanno fatto. A Grosseto mi risulta da un mio collega grossetano che quando dopo la guerra sono scesi dalle montagne i partigiani sono stati fucilati. Invece poi sono diventati tutti eroi queste persone che non hanno mai visto magari una bomba. Noi siamo forti sotto i bombardamenti perché mio padre carabinieri doveva essere sempre in prima linea, siamo corsi da Palermo fino oltre il Po e siamo stati deportati insieme agli ebrei. Quando sento parlare persone che non sanno nemmeno non leggere e scrivere, che non sanno niente e non hanno visto niente, a queste persone io toglierei anche il diritto di voto. Perché parlano giusto per aprire bocca. Vi saluto molto, vi ringrazio, buonasera. Grazie a lei. Una battuta sola, signora. Pensa che un errore così tragico che ha colpito l'umanità giustifichi altre situazioni similari? No? Sarebbe una sciocchezza. Lei quando del resto fa riferimento a quello che è stato anche l'impegno straordinario dell'arma dei carabinieri nell'ultima fase del ventennio, no? Alcuni hanno dato la loro vita per salvare cittadini italiani, alcuni stanno, se non sbaglio, anche alle fosse ardeatine, no? Non a caso faceva riferimento anche a rappresentanti dell'esercito, come era, non ricordo se fosse colonnello Montezemolo. Quindi
partiamo dal presupposto che diceva prima Catarce, cioè a dire che tutto ciò va condannato, perché sennò poi quando si scatena il demonio, poi è difficile andare a trovare le giustificazioni, quello è stato un pochino meglio o quello un pochino peggio, perché sennò rischiamo in qualche maniera di giustificare, e queste cose non vanno giustificate, chiunque l'abbia commesse. Quindi non è che con questa maniera vogliamo giustificare i gulag di Stalin e quello che ha compiuto in quel tipo di realtà, no? Lungi da noi un pensiero del genere. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, dottor Rosato, buongiorno anche all'ospite. Buongiorno. In ogni modo io penso che oggi cade la giornata, va bene, tutto, che è da dimenticare questa cosa, non solo da dimenticare nel senso che non deve più accadere, ma nel senso che praticamente l'umanità ha fatto uno spartiacqua da quella tragedia, e quindi solamente che l'umanità non ha ancora imparato a capire che l'uomo non si può mettere sotto i piedi con varie partite, partitelli e modi di governare. La società deve essere rispettata, perché se non c'è il rispetto, praticamente le parole non valgono più niente, neanche il nazismo vale più niente, ha valore se l'uomo viene rispettato come essere umano, come uomo, ma tutti gli uomini, ma non ci sono figli e figliastri. Questo che mi mette paura a me, praticamente, in questa società, perché io non vedo giustizia, non vedo giustizia. Il nazismo si è giustificato forse per quello. Grazie. Grazie. Io vorrei ricordare al Signore, a tutti coloro che oggi ci vogliono seguire in questo nostro percorso, che molti anni dopo, dalla caduta del nazismo, dalla fine della guerra, in Jugoslavia, lo ripeto, a pochi chilometri da Ancona, probabilmente, no, se dovessimo fare una linea retta ci potremmo arrivare a nuoto se avessimo le capacità, sono state trovate le fosse comuni, perché bisognava fare la pulizia etnica. Quindi queste robe qua stanno dentro la parte maligna dell'uomo, e se non la combattiamo e abbiamo le antenne sempre dritte, questi fenomeni in maniera diversa, con un vestito diverso, come ricordava poco fa Catarci, magari in doppio petto o magari con altro tipo di simboli, queste cose si ripropongono in maniera quasi inevitabile. Allora molta attenzione, ecco perché non bisogna mai dimenticare, mai. Pronto? Ciao, Fabrizio, sono buongiorno. Umberto, buongiorno. Buongiorno. Oggi in questa giornata devo ricordare innanzitutto tutti gli ebrei che purtroppo hanno perso, e proprio in questo giorno che c'è stato quel disastro e la liberazione al campo di sterminio. Comunque, Fabrizio, te hai conosciuto pure mio padre, io non so se te lo ricordi. Come no? Certo. Ma l'hai conosciuto perché era militante del PD, e stavamo insieme e ti sei conosciuto tutta la famiglia. Comunque, certo, voglio ricordare proprio in questo giorno. Scusa. Prego, Umberto. No, volevo ricordare mio padre che era un sottufficiale dell'arma dei carabinieri. Durante appunto la resistenza lui si riunivano in casa nostra, faceva parte, si chiamava la Banda Caruso, era di un ufficiale dei carabinieri, e si riunivano in Viale Trastevere 45, interno 1, sopra al bar Abruzzi, dove c'eravamo noi il bar, lo posso dire perché non c'è più, perciò non è che faccio reclami, e si riunivano tutte le volte, si riunivano da noi. Però devo dirti una cosa, un amico carissimo nostro di famiglia, che era un vice segretario del fascio romano e che era anche un mio di battesimo, ha salvato la nostra famiglia dicendo a mio padre, Amiche, si chiamava Michele, Amiche,
o sai che si riuniscono dentro una casa, ma adesso questi adesso riprendono, cioè ci ha voluto dire attenzione, non vi riunite più perché altrimenti fate la fine del topo, perché distruggevano, a quei tempi avremo tutta la famiglia. E comunque questa persona, questa fascista, ha salvato anche dei comunisti e un ebreo. Perciò diciamo che in mezzo al marasma di allora, di quella vergogna, c'erano anche qualche persona per bene, c'è stata. Era una mia testimonianza. Grazie, grazie Umberto. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? C'è? È in linea? Allora deve parlare. Pronto? È caduto? Un'altra? Pronto? No, è caduta anche questa. Beh, ci richiamano. Vogliamo cambiare, voltare pagina? Andiamo. Allora, una cosa volevo dirla rispetto alle ultime telefonate. Una, tra l'altro, ha risposto l'ultima, ha risposto a quella precedente, quella di Livorno, insomma, no? Anche nei corpi militari, armati, dei carabinieri, c'è stato chi ha fatto delle scelte. Io non sono d'accordo con la signora. Per me i partigiani sono stati il meglio di questo paese, il meglio della storia di questo paese. Per lei si sono nascosti sulle montagne, e per me i partigiani, anche quelli di città, perché a Roma non abbiamo visto i partigiani sulle montagne, abbiamo conosciuto i gappisti, i partigiani di città, quelli di Via Rasella, quelli che la guerra l'hanno voluta e dovuta fare dentro le difficoltà di vivere dentro la metropoli, dentro l'unica metropoli italiana che è Roma, quindi sui San Pietrini, dentro le vie strette, dentro un corpo a corpo in cui non erano i più forti era la Wehrmacht, erano le SS, erano la banda Koch, erano i criminali nazifascisti, era il questore Caruso, erano questi i più forti. E loro hanno fatto una guerra che è stata determinante per la liberazione di Roma del 4 giugno, poi non è che si sono liberati da soli, solo un'altra città d'Italia si è liberata sulla Roma, ha avuto l'aiuto degli alleati che da anzi sono venuti a Roma, ma hanno arrecato, assestato colpi pesantissimi alla struttura militare nazifascista. Quello è stato il meglio di questo paese, per quanto mi riguarda. Poi le situazioni sono tutte diversificate, è vero, ci sono stati tanti fascisti che poi hanno aiutato, che poi si sono pentiti, che hanno fatto altre cose, per carità. Ci sono stati tanti militari che si sono messi a fare la resistenza, no? Ma qui siamo alla Montagnola, dall'8 al 10 settembre, nell'epica battaglia di Roma, da Porta San Paolo, che è quella più famosa e che si ricorda, al 10 settembre, che tutti gli anni ricordiamo qua vicino, con le 57 vittime anche lì dello scontro, militari e civili insieme, prevalentemente militari, qui a Montagnola prevalentemente granatieri di Sardegna in particolare, si opposero a un esercito che avanzava. Lasciati allo sbaraglio, perché il re era scappato, perché gli alti comandi militari si erano dileguati o erano conniventi da un'altra parte, da soli pezzi eroici si uniscono ai civili che scendono, e qui muoiono il tenente Perna insieme a suor Cesarina, insieme al fornaio Roscioli, che era un altro pezzo, e a tanti altri. Ecco, questo è un pezzo di storia importante da fare, perché come ha scritto un grande storico, che tra l'altro è morto da pochissimo tempo, una grandissima perdita per la storiografia e per quel periodo in particolare, che si chiamava Claudio Pavone, e lì ci sono state tre guerre che si sono accavallate in quel periodo, che erano la guerra di liberazione nazionale, quella celebrata sempre, una guerra di classe, che era quella della sopravvivenza spicciola e della diversità proprio di base, e una guerra civile, quella che si combatteva col vicino, perché è vero che c'è stato quello che poi ha salvato qualcuno, è stato pure vero che tanti vicini hanno mandato nelle liste che poi sono finiti nei campi di concentramento alle fosse ardadine il vicino di casa. La guerra civile è la più dura tra le guerre, no? Quella combattuta tra chi ti vive vicino, magari pure tra parenti in qualche caso. Ecco, dentro questa difficoltà non dobbiamo mai dimenticare la Stella Polare. Il libro più bello di Claudio Pavone, di questo storico, si chiamava Una guerra civile, saggio sulla moralità nella resistenza, e diceva, è l'approccio proprio, è l'ideale che è diverso, ricostruiamo tutto senza sconti. Non è vero che i partigiani sono stati buoni, chi fa guerre non è buono, hanno fatto tante brutture, certo, ne hanno fatte tantissime, ci sono state uccisioni sommarie pure dall'altra parte, ma certo, ma a chi raccontiamo la barzelletta che si fa la guerra con i nazifascisti senza usare le armi, o che si è buoni come risposta alla cattiveria? Non è vero, una barzelletta, è stata uno degli errori più tragici della storiografia antifascista, voler
descrivere un mondo che non c'era, perché le guerre sono guerre, perché quando si combatte ci si ammazza. Ecco, ma da questo punto di vista qual era, diceva Pavone, la differenza principale? È l'approccio ideale. C'era chi combatteva per dare morte e chi combatteva per dare vita. E allora su questo piano non c'è paragone, non c'è mai paragone, ci si schiera o da una parte o dall'altra. E l'ultima nota veloce, lo voglio dire a chi parlava dei gulag, no? Ma non c'è mai un paragone da fare, perché i gulag sono stati un altro orrore di quest'umanità nostra. C'è uno scrittore che a me piace tanto, Henry De Luca, che ha scritto una pagina bellissima da uomo di sinistra, in cui dice: io quando leggo i racconti degli internati in Siberia, a prescindere che non conosco la loro storia, quindi non so chi erano ideologicamente, ma so magari solo che facevano il falegname piuttosto che il meccanico, io istintivamente sento vicinanza con col prigioniero, non con il carceriere che è diventato carnefice, solo che in quel caso si chiamava in nome della dittatura del proletariato, certo, invece che in nome del nazismo. Ecco, anch'io la penso esattamente a questo modo, anch'io istintivamente sento vicinanza con gli incarcerati, non con i carnefici. Quindi non è che uno lo dice perché vuole, certo, giustificare, però davvero i paragoni, per ricostruire pure la storia serve fare le traiettorie, serve ricostruire, se no non capiamo mai da dove si viene, quali sono i motivi. Quella è un'altra storia bruttissima, uguale, criminale uguale. Stalin è stato uno dei peggiori protagonisti del Novecento, insieme, in buona compagnia, ma è un'altra storia, nel senso che si tocca in alcuni punti, ma è un'altra parabola. E quando si ricorda il 27 gennaio, sapete che è il 27 gennaio? È il giorno in cui l'Armata Rossa entra dentro Auschwitz e Birkenau e scopre che cosa sono i campi di concentramento. E noi ce lo dobbiamo ricordare, questo lo dobbiamo all'Armata Rossa, quella stessa Armata Rossa che a Stalingrado aveva fermato i nazisti, perché se avevano vinto in Russia, e se Stalingrado non resisteva, come nella celebre canzone dell'orchestra dei Stormy Six, che ci ha ricordato perfettamente, forse vivevamo un altro tornante dopo, non vivevamo quello delle costituzioni antifasciste, quello dell'ingerenza americana e delle nostre democrazie imperfette, forse stavamo a parlare di un'altra cosa. Allora questo lo dobbiamo dire, è storia, non è ideologismo. E poi i gulag sono stati uno sterminio di massa, e è un'altra storia. Però una battuta soltanto, mentre Andrea parlava mi veniva in mente una bellissima frase di Filippo Turati, che in esilio a Parigi commemora l'uccisione di Giacomo Matteotti e sintetizza la situazione italiana dicendo: siamo in presenza di due Italie, due mondi, l'Italia della vergogna e l'Italia della resurrezione. Ecco, questo dovrebbe essere un po' la stella polare che ci dovrebbe guidare nei nostri ragionamenti. Un'altra telefonata, poi magari se quest'ultima mezz'ora la dedichiamo ai fatti dell'oggi. Pronto? Pronto? Prego. Pronto? La sentiamo, prego. Roberto, grazie di questa grandissima trasmissione, perché la parola confronto porta alla crescita. E volevo dire comunque che siete bravissimi, e volevo ricordare la parola il dolore. Il dolore è un qualche cosa che viene immagazzinato nel cervello. E proprio questo dolore che praticamente porta ad avere memoria. Quindi quando si ricorda la parola dolore, e di conseguenza viene la memoria per quelli che vogliono avere memoria, perché queste persone non vogliono, fanno come lo struzzo, cioè non mettono la testa sotto la sabbia per non ricordare, perché altrimenti hanno problemi di coscienza. E quindi praticamente, avendo problemi di coscienza, non vogliono sentire la verità. Quindi, e poi io darei un consiglio, che bisogna cambiare anche il modo di parlare, come quando ad esempio una madre che vuole bene al figlio non dovrebbe dirle tesoro fasogni d'oro, ma dovrebbe dirle amore fasogni sereni. Così solo possiamo levare l'immondizia che nel nostro cervello e fare un assalto di qualità di igiene mentale, ricordando. E poi direi di mettere almeno un'ora al mese per parlare di queste cose nel giusto modo nella scuola.
Grazie. Grazie, grazie molto ai suoi suggerimenti, veramente molto grazie. Pronto? Pronto? Non c'è? È caduta. Allora, facciamo un salto di 180 gradi e andiamo alle questioni dell'oggi. La Corte Costituzionale non sappiamo cosa ha sancito nella sua disposizione dell'altro giorno. Noi ieri ne abbiamo parlato moltissimo, abbiamo quindi sintetizzato anche quali sono i punti cardine e io mi sono permesso di dire che quella sentenza, se viene applicata così, o salvo che non si voglia fare una legge elettorale ancora nuova, ha sancito che siamo in presenza del proporzionalismo. Questa almeno è la mia impressione. E che quindi, essendo oggi il paese diviso in maniera quasi perfetta, 30%, tra centrodestra, centrodestra se si mette tutto insieme, Grillo e centrosinistra, pone l'inevitabile, sempre salvo, scusate, tutte queste parentesi, poi si faccia una legge elettorale simile anche per il Senato, quindi anche qui serve tempo, non è vero che se va a votare domani mattina che dice questo, dice bugie secondo me. Questo però pone che ognuna di queste tre forze, quella che prende il voto di più e quindi sarà chiamata al Quirinale perché forma il governo, dovrà dire formo il governo insieme a. E rimaniamo nel campo che ti è proprio, quello del centrosinistra o della sinistra, se preferisci. E a questo punto, per esempio, il PD sta, e chiedo a questo punto un tuo giudizio, la disponibilità del partito che rappresenti, o fa l'inciucio con Berlusconi, o ripropone l'Ulivo. E che dice a questo punto Sinistra, Ecologia e Libertà? Che uomo di sinistra come Cadarci dice rispetto a tutto questo io mi batterei per? Intanto il quadro è proprio quello che accennavi, nel senso che la sentenza della Corte praticamente formalmente, perché la Corte poi non poteva fare una sentenza in cui dice è impossibile andare a votare, no? Formalmente dice e fa capire che si potrebbe benissimo andare a votare, ma le differenze tra le due leggi sono così forti che il rischio di una tornata del tutto, che lasci del tutto immobili gli assetti è grandissimo. È vero però, dal punto di vista politico, al di là della legge elettorale, oggi ci stanno tre ipotetici poli. In realtà l'unico polo vero ad oggi è quello del Movimento 5 Stelle, eh? Mm-hmm. Cioè nel senso strutturato, organizzato, in crescita, granitico, malgrado alcuni pezzi di esperienze amministrative come quella di Roma gli mettano in discussione un po' di forza, un po' di ascesa, però insomma è l'unico polo vero, perché poi tanto nel centrodestra, tanto nell'ex centrodestra, chiamiamolo così, con tutte le sue formazioni, tanto nell'ex centrosinistra con le sue formazioni, tra cui Sinistra Italiana, noi non siamo più Sella, abbiamo chiuso Sinistra Ecologia e Libertà, stiamo per fare un congresso, lo faremo nel mese di febbraio e nasce questa nuova formazione politica che si chiama Sinistra Italiana, su cui stiamo provando a riorganizzare dopo tante sconfitte quello che è il fronte della sinistra. Anche questa ex centrosinistra è tutto meno che un polo, nel senso oggi lì c'è un Partito Democratico ancora forte e poi c'è una disgregazione di alcune forze, tra cui la nostra, che non sono sicuramente forti. Io penso che l'unica speranza per cui però in questo quadro, no? Quindi alcuni miei amici e compagni parlano del quarto polo a sinistra, io ci credo poco. Io penso che il polo progressista, cioè tutte le forze dell'ex centrosinistra, rischia addirittura di essere il terzo incomodo dentro gli scenari in cui spesso e volentieri capita. Ma anche perché ricordiamo che la Corte ha detto che si accede al premio di maggioranza se prende il 40%, no? Quindi sì, è l'ipotesi che non c'è. No? Penso che poi guardando un po' in giro è abbastanza evidente. Si rischia di... Allora c'è un centrodestra che è diviso, ma che nella società su alcuni temi è grande maggioranza sociale. Pensiamo all'immigrazione, a alcune questioni. C'è un polo grillino che malgrado ha preso un po' di botte perché magari la Raggi non sta facendo il sindaco per una serie di cose, qualche pezzo se lo perde, Pizzarotti se ne va, bla bla bla, per una serie di cose, però è un polo in ascesa, una a Genova, altri a Bologna, però malgrado questo è un polo forte, strutturato, in ascesa, legge una semplicità
che è richiesta oggi dai cittadini, non solo si chiede l'uomo forte, come ha detto qualche soldato, si chiede la semplicità, la soluzione semplice. Quindi quando c'è un grillo che ti dice che va bene Trump, che va bene Putin perché sono forti, il giorno dopo magari ti fa un'affermazione radicalmente diversa perché non importa niente, basta che prende consenso, questa roba qui gli porta consenso elettorale. Ecco, rispetto a tutto questo io penso che l'unica ipotesi è un polo progressista che si sappia confrontare con questo. È chiaro che il Partito Democratico a me non piace, per questo non ci sono mai entrato, non ci entrerò mai. È chiaro che quella però è la forza più importante dell'ambito del centro-sinistra. È vero tutto, quindi è difficilissimo farlo, però io penso che si passa da là, o si ricostruisce una nuova aggregazione progressista che è in grado di togliersi tutte le scorie degli sbagli passati, degli errori passati, delle brutture passate, no? Pensiamo a Roma, no? Pensiamo al modo infelice con cui è stato archiviato il sindaco Marino e Beh, pensiamo anche pure perché agli anni difficili voi del state sindaco insieme in Marino. diverse regioni, quindi in diverse realtà territoriali ci state Sì, è insieme. pure vero che c'è il rischio forte, lo dicono tanti compagni, io sono d'accordo, di riproporre, come dire, no? Le stesse cose meccanicamente che non funzionano, non so Ah, come dire. È certo. vero, la scommessa è pure di farlo diverso, però penso che c'ha la capacità di tenere insieme tante cose diverse, ma Io pensiamo pure. l'ho chiamato l'ulivo, è una No, soluzione? ma io penso già, per esempio, per il nostro compito specifico come sinistra, per esempio, secondo me, è tenere insieme le esperienze che stanno fuori dalla cerchia del Partito Democratico. Immaginiamo Azzedda, Pisapia, alle esperienze genovese di Doria e pensiamo al nostro Simone Pietrangeli che sta qui, sindaco di Rieti, che non stanno nel Partito Democratico, che non ci vogliono entrare, ma che facciamo di No, tutto per spingerceli. lo proseguiamo immediatamente dopo le altre due telefonate. Pronto? 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 Posso Buongiorno. parlare? Come no, certo. Pronto? La sentiamo. Allora, buonasera, senta, io questo signor Catarci non lo conosco, però vorrei sapere se prima di parlare conosce la storia. Chi è stato la causa della strage delle Fosse Ardeatine? Chi è stato la causa della strage di Sant'Anna e di tutti gli altri eccidi? I Se la studi partigiani, la storia, tra cui signora, se la Adriano studi la storia Marcuello, invece di dir cavolate. il signor Bencivegna e la signora Luisa col tanto di medaglia d'oro. Se questa gente ha fatto gli attentati, si doveva presentare come ha fatto Salvo d'Acquisto che non c'entrava niente. Si è sacrificata per salvare gli italiani e voi che fate? State al governo, avete trucidato milioni di italiani. Vergognatevi! Poi, signora, se lei invece di chiudere la telefonata, proseguire, ci diceva come abbiamo Dove ha trucidato studiato milioni più di che altro? italiani, No, ma poi c'è io da dire dove ha sul studiato, su discorso quali libri di ha Via lavorato. Rasella concordo su una cosa, no? Che il Comitato di Liberazione Nazionale, peraltro guidato da un personaggio indiscusso, veramente stiamo parlando di quei grandi uomini che ha avuto questo paese come Vassalli, aveva detto che non bisognava farlo quell'attentato. Però se i nazisti stavano a Roma non è che c'erano portati i partigiani, eh? Ricordiamoci pure questo. Sì, ma D'accordo che quella pure, scusa cosa. Fabrizio, pure sull'episodio, consiglio alla signora la lettura di un libro che è il più bello scritto sulle Però Fosse è pur vera Ardeatine. una cosa, è che il Comitato di Il libro si Liberazione ha chiama, detto non lo fate, il libro si quindi chiama, questo è ma verissimo. non c'era una direzione unica, è chiaro, No, no? sono Non è d'accordo, sono che d'accordo. quello Però c'era un voglio dire, non è che esercito questo e poi c'erano le pulsioni. giustifica, ma quei militari se stavano qui erano venuti a occupare il nostro paese è perché qualcuno ce li aveva portati. Signora, si legga il E libro poi, se trova il insomma, tempo, visto che mi dice che se non conosco, parliamo io le di. consiglio un libro, visto che mi dice che io non ho studiato. Si chiama L'ordine è già stato eseguito. È il libro di Sandro Portelli, è uno dei più grandi storici che abbiamo. E lui è il libro più bello, a mio parere, scritto sulle Fosse Ardeatine. Sa perché il titolo è L'ordine è già stato eseguito? Lo sa perché c'è quel titolo? C'è quel titolo perché dopo che uscì il famoso appello ai partigiani, venite a consegnarvi, l'ordine era già stato eseguito, cioè i 335 delle Fosse Ardeatine già erano stati trucidati. Quella era propaganda. Detto questo, quella di Via Rasella fu un'azione politico-militare. C'era una guerra e quelli facevano le azioni. Che ci fosse un eventuale diritto di rappresaglia che qualcuno ha richiamato contro i civili, ma di che cosa parliamo?
Allora, su nessun campo ha detto una cosa azzeccata, e siccome sta parlando della storia civile contro la storia incivile di questo paese, la prego di andarsi a leggere qualcosa. E alla signora vorrei ricordare, mi dispiace che abbia attaccato, che insomma quando lei ha fatto un altro riferimento a Anna di Stazzeva, dico lì c'era un campo di concentramento che non è che era nato casualmente, non è che andavano a trattare le ulive, no? E così via, insomma, pure la tragedia dei fratelli Cervi e così via, no? Quindi insomma, cerchiamo di essere misurati soprattutto in una giornata come oggi. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Tutti, anzi, dottore Cancaterci, meno male, finalmente la rivedo. Buongiorno. È un piacere. Grazie. Dunque, riguardo alla precedente telefonata, ricordiamo un attimo la divisione acqui a Cefalù, trucidata, qualcuno se lo ricorda? 1000 vittime. Prego? Un migliaio di vittime. Esatto, cui... forse qualche cosa di più, tra cui c'era anche il nostro presidente Ciampi. Che si è salvato, sì, si salvò casualmente, infatti, esatto. Livornese, esatto. Anche lui, proprio ricordando una signora che aveva fatto riferimento a quella realtà livornese. C'è una targa a qualche centinaio di metri da dove siamo, qui alla Montagnola, al centro anziani Casale Ceribelli, che ricorda Fratangeli, un altro dei sopravvissuti di Cefalonia. Prego, prego. Ce la guardo tutti i giorni quando entro. Dunque, torniamo a noi adesso un attimo. Vedi la famosa legge elettorale? Sì. Dunque, il problema è 30-30-30, giusto? Certo. Ma nessuno si è mai chiesto per quale motivo, nonostante i 5 Stelle prendono delle sbandate paurose, che per altri partiti o altre formazioni politiche sarebbe la condanna definitiva a morte, per i 5 Stelle questo non avviene. Motivo ci sarà, no? Ma qualcuno se l'è mai chiesto? Ma forse perché oramai l'elettorato non ha più fiducia in nessuno, come uno dice, sono un politico, non lo vedi più in faccia. Potrebbe essere questo? Eh sì, sorridiamo, ma questo sta a significare che la classe politica precedente ha fallito esattamente il suo compito, perché non ha dato la possibilità agli altri di sperare di avere fiducia nella classe politica. Io sto leggendo purtroppo per l'ennesima volta Sergio Rizzo, e l'ultimo libro è La politica dei brocchi. La politica? Beh, La politica dei brocchi. Mm-hmm. Sì. Ah. Sì. Ed è disarmante la cosa, perché mi ha fatto ricordare, mi ha fatto venire in mente le dichiarazioni di un certo Isidori in Parlamento. Potete andarle a verificare su YouTube. Vi faccio notare che a quel punto Razzi, il senatore Razzi, in confronto a questi editori, è un letterato. Non sto scherzando, è un letterato. Cioè, a questo punto, ma vi rendete conto che nessuno degli, o pochi italiani oramai hanno fiducia in questa classe politica? E se ce l'hanno è solo per convenienza propria. Ma come fanno, come possiamo pensare che queste persone possano fare una legge, perché a questo punto è chiaro che una legge elettorale deve essere fatta in maniera diversa, con altri principi e con altri scopi, e non quello di fregare l'avversario, ma è quello di fare votare gli italiani. Ma vi rendete conto che allora per i capilista c'è l'estrazione a sorte? L'estrazione a sorte, sì. Qui è evidente che la Corte si è dovuta arrampicare sugli specchi.
qui però, mi consente, scusi, cioè, mi consente, scusi, un secondo solo, se interloquiamo, mi perdoni un attimo. È tutto vero quello che lei sta dicendo. È pur vero che alla fine la legge elettorale ha dovuto fare la Corte Costituzionale, quindi un'altra sconfitta della politica. È pur vero, sì. No? È pur vero il fatto che la prepotenza di Renzi nel voler fare una legge elettorale che cancellava il Senato prima del voto del referendum senza... Quella è stata un'altra un'altra cosa ancora. Però poi, se noi dovessimo andare a votare con le linee guida che ci ha dato la Corte Costituzionale, quindi il premio di maggioranza al 40%, nessuno delle tre componenti, delle tre forze, lo dicevamo poco fa, 30-30-30, benissimo. Quindi si pone un problema di alleanze. Allora, il centrosinistra con chi si allea? I grillini con chi si alleano? Il centrodestra con chi si allea? E a questo punto... Lo so perfettamente. Cioè, ma io non sono convinto, mi scusi, prego, dottor Mazzolosano, prego. Io non sono proprio convinto, non metterei la mano sul fuoco, che qualcuna di queste due formazioni, o il PD o i grillini, riescano a prendere il 40%. Appunto. Perché per disperazione, appunto, o per rabbia, o per la voglia di qualcuno forte, qualcuno non vada a dire, beh, sapete che c'è... Voto questo per disperazione e se va a finire tutti quanti sul 40%. Non ci credo. E Grillo lo sta dicendo proprio perché ha sentito l'aria che tira. Perché il popolo italiano, oramai noi italiani, per quanto siamo stufi. Oltretutto, lei ha detto, la Corte Costituzionale ha fatto la legge. No, non l'ha fatta la legge. Ha modificato quella legge che era incostituzionale, la seconda tra parentesi. Non ha detto dovete per forza votare, se volete votare. Ah, certo. Ma infatti ha fatto il suo dovere. Non a caso sostengo che non si va a votare subito. Ha detto queste parti sono incostituzionali. Certo. Diciamo. Per cui la colpa, la responsabilità è di chi ha scritto quella legge. Ma non c'è dubbio. Come tante altre leggi, tra parentesi. Va bene, grazie. Abbiamo altre telefonate, abbia pazienza. Pronto? Cadde? Yes. Allora, però, qui ritorniamo. Fermiamoci al campo che ti è proprio, no? Qual è la scelta? Poi non lo chiamiamo Rigo, lo chiamiamo in un'altra maniera. Leggo le dichiarazioni di Zingaretti di qualche giorno fa, che peraltro governa nell'ambito di un accordo di centrosinistra, no? E che dall'intervista che ha fatto lascia intendere quasi che voglia svolgere un ruolo nazionale. Provocazione del giornalista, ma si candiderà alle primarie, non ha risposto, ha detto voglio fare la mia battaglia nazionale. Però una cosa, se ha detto importante, che credo che dovrebbe essere il viatico di tutto questo, cosa che fino ad oggi non credo che il PD abbia seguito, e non so se l'ha seguita Zingaretti, dobbiamo ripartire dalle disuguaglianze. Tradotto significa ci dobbiamo più occupare dei ceti più deboli, ci dobbiamo occupare delle periferie, dobbiamo pensare al paese, alla parte del paese che soffre, che forse non abbiamo più rappresentato. E la nostra proposta deve essere, faccio l'interprete di Zingaretti, ma credo che questo sia il significato, dobbiamo ripartire proprio da questi ceti e riparlare con loro. Voi che ne pensate? Me lo dici dopo la telefonata. Pronto? Pronto? Prego. Maestro Rosato, io mi scuso. No, prego, dica pure. Sulla legge elettorale purtroppo no, non ci siamo. Qui sono due punti. O i 5 Stelle spariscono oppure praticamente entrano gli altri partiti. Perché questa partita 3 non è valida, perché i 5 Stelle non rappresentano a nessuna parte, non c'hanno un partito, non c'hanno niente praticamente. C'hanno le cose sulla rete, come si fa a fare politica così? Va bene. Bisogna che qualcuno ci metta un po' di giudizio.
La ringrazio, però noi dobbiamo partire non da quello che ci piacerebbe che fosse, ma da quella che è la realtà. Non è vero, vanno sottovalutati, che hanno strumenti diversi da quelli tradizionali, non vuol dire che sono diventati una forza importante. Però i voti li prendono, quindi ragioniamo su quella che è la realtà, ripeto, non quello che c'è. Ecco. Però ritorniamo a questo... L'assunto di partenza, le disuguaglianze, va bene, come è una delle stelle polari di sicuro che... chi a sinistra o nel centro-sinistra, mettiamola pure più vasta, si vuole impegnare per ricostruire un polo che sia credibile e che si ponga tanto i problemi sociali come punto di riferimento, quanto poi una questione, un orizzonte di governo per risolverli deve partire. Il problema però non sta tanto sugli assunti. A me, per esempio, prendere le disuguaglianze come elemento principale va bene, che significa porsi la questione delle politiche del lavoro, delle politiche economiche, delle politiche scolastiche, dell'istruzione, dell'integrazione con questo punto di vista. Il vero problema che il centrosinistra ha di fronte però è il come. Che un ipotetico polo di un nuovo centrosinistra ha di fronte, anzi diciamola per bene, se no è fuorviante, è il come si fa questa cosa qui. Secondo me si fa in un modo che dentro il PD ovviamente crea tanti problemi. Si fa archiviando il renzismo. Perché il renzismo su queste questioni, fino alla disfatta della riforma costituzionale, come dire, sgrammaticata, mettiamola così, che giustamente è stata respinta dai cittadini, no, per questo io ho votato no, non perché dicevo che c'era il corpo di Stato alle porte, non perché era sgrammaticata, perché non andava bene, perché era fatta dentro un assunto di narcisismo, di prepotenza, di archiviazione del lavoro dei padri costituzionali che gridava vendetta perché volevano cambiare più di un terzo degli articoli della Costituzione in una maniera indecente. Per questi motivi qua non andava bene. Ma al di là anche di questo va archiviato il renzismo sulle politiche del lavoro, il Job Act ha fatto disastri. Poi c'è la propaganda, chi dice no, però non è vero, ha fatto dei disastri, certo. Ha fatto dei disastri. La buona scuola, quindi sul terreno dell'istruzione, ha fatto dei disastri, ha pure assunto un po' di gente che prima era precaria. Sì, nessun provvedimento è tutto negativo o tutto positivo, no? Ci raccontiamo le barzellette, la propaganda in un senso o nell'altro quando si dice questo, ma tutto sommato la buona scuola ha fatto dei disastri. Il rapporto col territorio, col territorio come bene, no? Come bene, certo. Situazione, ha di nuovo fatto dei disastri su questo terreno. Ecco, va archiviato il renzismo come questa forma di decisione che è stata legata poi essenzialmente alla figura di Matteo Renzi, quindi molto piramidale, che è stata egemonica nel PD e che poi è stata egemonica pure nel paese, perché ha governato in alcuni momenti, pensiamo al momento delle elezioni europee, anche con un grandissimo consenso del paese, pure che era sulle europee e non sulle politiche. Questa roba qui un nuovo centrosinistra la deve sapere archiviare, e dentro questa archiviazione la presa di coscienza della disfatta del renzismo, io la dico forte, la voglio dire ideologica, c'è una sinistra che si deve cimentare a rifare la sinistra, e noi l'abbiamo fatta poco e male ultimamente la sinistra, Sella, adesso Sinistra Italiana, ma chi ci vede, ma chi ci tocca, ma che densità sociale abbiamo, no? Per dirla con un termine caro a Gobetti, qual è la densità sociale di questa aggregazione? Bassissima. E chi vuole fare il centrosinistra si cimenti con la sua volontà di rifarsi il centrosinistra, di rifarsi il Partito Democratico, ma partendo da questo tornante che già c'è stato, e non è che, non c'è, che c'è stato e che domani Renzi farà la sua rivincita. Il renzismo come forma di guerra, le sue politiche sono state un elemento di arretramento delle condizioni di questo paese. Questo è l'assunto. Se non ripartiamo da questo assunto non faremo una nuova aggregazione progressista, chiamiamola come ci pare. Quelli vecchi sono tutti sbagliati perché tendono tutti a dire che dobbiamo ripetere quello che è stato fatto, una nuova aggregazione progressista, e se non la rifacciamo non giochiamo proprio. Lo dico ai miei amici e compagni di sinistra, della sinistra italiana con cui andiamo al congresso, e lo dico a chi sta fuori, a quelli più moderati, al Partito Democratico. Se non buttiamo dietro le scorie del renzismo, non giochiamo proprio. Se la giocano la destra, che è fortissima nella società, e il 5 Stelle, che è fortissimo nella società, perché oggi il polo progressista nella società è più debole di tutte e due. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno. E al signor affianco a lei, io volevo domandare, nell'invasione dell'Unione Sovietica in Pakistan,
in e ha fatto delle stragi non so a che livello. Come mai a chi si ribellava lo chiamavate terrorista e non partigiano? Anche a Cuba contro Fidel Castro alla baia dei porci migliaia si faceva nei canni di zucchero. E lo stesso in Cina, in Corea, li chiamate partigiani chi va contro il comunismo, non partigiani, terroristi. Sono partigiani anche loro, non sono terroristi chi va contro l'invasore. Mi risponda qua, per favore. Ma per la verità lei si sta... Scusi, una cosa molto... Ho detto una cosa a cui è difficile rispondere, sì, sinceramente. Appunto, un po' marzulliana. Sempre le ragioni ci stanno alla base. Pavone, il saggio storico sulla moralità nella resistenza. Io faccio, guardi, un esempio... Lei chiami partigiani chi vuole, se può chiamare partigiani... ovviamente non è che il termine in assoluto significa stare da una parte. Io parlo, quando parlavo dei partigiani, la storia migliore di questo paese sono quelli che qui in Italia hanno fatto la resistenza ai nazifascisti. Non è che sono... cioè, la parola partigiani significa stare da una parte. Sì, mi fa che, come diceva Gramsci, è glorioso, perché chi non sta da una parte non sta da nessuno. Credo che ci siamo quasi, così mi regolo un attimo. Al signore vorrei dire soltanto una cosa, già abbiamo risposto a riguardo, ma pensate che degli errori fatti dall'altra parte si giustificano facendo, come dire, il confronto di chi stava a fare la partita di calcio, così facciamo 0-0. Lei ha fatto riferimento a Castro, ma di fronte a quella che era stata l'atteggiamento americano nei confronti di Cuba, era meglio che si sosteneva come sosteneva il governo americano in quell'epoca Batista, o ci si doveva aspettare inevitabilmente che il popolo cubano si sarebbe rivoltato, no? È chiaro che noi siamo da quella parte di chi si rivolta rispetto a questo tipo di prepotenze. Quindi non facciamo paragoni che veramente non ci hanno senso, insomma. E in qualche maniera mortificano anche quei morti dall'una e dall'altra parte, no? Come dire che siccome c'è stato Hitler giustifichiamo i gulag, ma chi passa in mente una cosa di questo genere? Quindi molta più serenità, cerchiamo anche dopo tanti anni di vedere questi fatti storici con quel necessario distacco perché questi errori non si ripropongano mai più, no? E lo ridico oggi per la quarta volta. Nonostante tutto questo, negli anni 80, a pochi chilometri dalle nostre sponde, c'erano le fosse comuni perché bisognava fare la pulizia etnica. Ma che tipo di messaggio vogliamo dare ai nostri giovani, insomma, no? E soprattutto in una giornata come questa. Quindi io ringrazio molto Andrea Catarci della chiacchierata che ci siamo fatti oggi. E grazie, magari la prossima volta vediamo di parlare del bilancio del Comune di Roma. Lei è pronto? Se conosci la materia. Ora il bilancio non c'è, è semplice, discutiamo una cosa che ancora non c'è. Grazie al romanista Andrea Catarci, ci vediamo lunedì.